Un vero arsenale di alchimia. Tutti questi flaconi contengono polveri. Che cosa ci può fare con tutto ciò? Thank you.
non mi ha potuto impedire di unirmi ai Templari. È mio dovere purificare i loro peccati carnali. Per colpa sua e di mia madre, la mia anima è forse già condannata a bruciare negli inferi. Solo la balsamica fede dei Templari può cancellare il peccato mortale che l'affligge. Oggi, 9 ottobre, festa di San Dionigi, ho finalmente ritrovato le tracce della testa. Benedetto da San Dionigi, che mi sorride dall'alto della sua beatitudine per aiutarmi ad abbandonare la mia anima. Sì, sì, San Dionigi mi sorride. La testa mi purifica. Che Dio mi sia testimone. Io, Simon Le Bel, nell'anno di grazia 1305, sarò domani, 24 giugno, nel corpo di Pierre Le Bel de Clemessy, e mi impossesserò di ciò che per diritto divino mi spetta con questo nuovo corpo, purificato dalla mia anima e dal peccato carnale dei miei genitori. La morte non avrà più misteri per me. La testa di Bafometto mi ha finalmente svelato tutti i suoi segreti. Vittoria! Oh, vorrei gridare al mondo questo miracolo divino, se non temessi i miscredenti e il loro rogo. Oh, mi trovo in un nuovo corpo, più giovane e più forte, ed è per volontà divina. Come potrei spiegare altrimenti l'apparizione di Adeline al mio capezzale? Benedetto e maledetto, Dio mi ha dato un nuovo corpo, ma Adeline, il mio adorato angelo, che si prese cura di questo mio nuovo corpo, non mi è concessa. Pare che sia figlia di quell'idiota di Pierre, e di conseguenza ora mia figlia. Sono stanco di questa esistenza. A cosa serve vivere per secoli interi se non posso ritrovare il sorriso della mia adorata Adeline? Ah, Adeline, tu che non mi eri concessa, riuscirò mai a rivedere il tuo dolce volto? Farei volentieri a meno di questi lunghi secoli solitari se potessi rivedere il tuo viso soave, i tuoi occhi. È tornata in questo mondo ed è così vicina a me. Oggi era da Kaufner, era lei. Quell'eccelso dottore dello spirito me lo ha confermato. È lei, e questa volta sarà mia per il resto dei miei giorni. Bene, Madame Blake, mi sembra che non mi abbia raccontato proprio tutto. Ci mancava questa. Blake è stata rapita e il rapitore si fa passare per D'Alpin. E chiaramente vuole la testa in cambio, come se sapessi dove si trova.